Grazie, eccomi qui con un nuovo video. Volevo andarmi a fare i pancake, ma dico no, voglio girare questo video, se no poi non lo faccio più e tralascio il canale, non mi va. È il video dei prodotti finiti del mese di novembre. Per questa volta beauty e makeup, invece il video dei prodotti finiti casa e cibo è già online da un po' di giorni. Allora, cominciamo subito. Ho finito questo ultra dolce bagno doccia ultra delicato a tesori di miele, pappa reale, miele e propoli, idrata e protegge per adulti e bambini senza parabeni e estratti naturali. Allora, ovviamente io non me ne intendo di inci e credo che sia pessimo, ma non mi interessa, nel senso che io, come sapete, non sono una fanatica del bio. Se riesco a trovare qualcosa di performante, che sia anche naturale e buono, ma non ne vado alla ricerca spasmodica. Questa è la linea di bagnoschiuma recente, ormai insomma da parecchio tempo, però è l'ultima branca che la Garnier ha sondato, quella dei bagno doccia. Devo dire ottima, ottima la profumazione, ottima la consistenza, perché era veramente idratante e quindi era una coccola maggiore e mi è piaciuto tanto, quindi sì, lo potrei ricomprare. Poi ho terminato questo che mi era stato donato al Cosmo Prof. Vi lascio il link all'haul Cosmo Prof che mi era stato donato. Allora, di natura siberica, Northern Cloudberry Shampoo. Quindi qualcosa di Cloudberry, Cloud è tipo nuvola, berry, mirtillo del nord, vabbè. Comunque, fatto col 98% di elementi d'origine naturale, prodotto proprio in Siberia. Allora, devo dire che l'abbiamo utilizzato sia io che mio marito. Ha un odore sul lattiginoso pungente e ha proprio, si sente che è un qualcosa di naturale, non ve lo so spiegare, ma non è nulla di chimico. E è molto delicato, non mi ha aggredito più di tanto la mia cute sensibile, sicuramente però non mi ha entusiasmato a tal punto da ricomprarlo. Sono grata agli addetti dello stand di Natura Siberica che mi hanno donato questo, però non lo ricomprerò, ma sicuramente è un valido prodotto, sicuramente da provare, naturale e ottimo per le cuti sensibili. Diciamo che quello che non me lo fa andare a correre a comprare è il fatto che non mi abbia dato la sensazione di leggerezza del capello, nel senso che ne dovevo utilizzare troppo per sentirmi bella lavata. Ecco. Poi ho terminato il bagnoschiuma Pino Silvestre coccole di vaniglia. Diciamo che a me la profumazione Pino Silvestre al muschio bianco non mi è piaciuta, nel senso che non lo so, non mi è piaciuta. Anche se invece ho provato un altro muschio bianco che poi ve ne parlerò, ottimo, proprio innamorata, perché è mischiato col gelsomino. Però vabbè, di Pino Silvestre, certo, se dovessi scegliere tra i due, sceglierei questo qua, coccole di vaniglia, perché anche questa era una consistenza simile a quest'altra, molto cremosa, quindi idratante, e l'odore di vaniglia a me piace tanto perché mi dona tranquillità e mi fa sentire avvolta, come quella sensazione di quando di sera ci mettiamo sul divano e ci avvolgiamo con un pile caldo. Ecco, la vaniglia mi dà questa sensazione. Poi il bagno, il lavamani di Bottega Verde, il mio preferito in assoluto, sarà la quarta, quinta confezione che ricompro, perché ci siamo innamorati di un campioncino, io e Gabriele, mi sembra quando abbiamo fatto un viaggio a Copenaghen. L'odore è un qualcosa che proprio mi colpisce il cervello e mi piace tantissimo, perché è questo odore fresco di aloe vera, ma nello stesso tempo non pungente, ma
avvolgente e rassicurante, quindi mi piace proprio tanto. In più le mani non restano secche, ma sembrano idratate e la profumazione persiste, quindi ottimo, ottimo. E poi ormai sono obbligata a ricomprarlo perché io ho comprato un altro all'Iris e Talco, sempre di Bottega Verde, perché voglio provare altre cose. Invece Gabri, siccome si lava anche il viso col sapone mani, sto più attenta a comprarne di buoni e delicati, perché altrimenti insomma la sua pelle ne risentirebbe troppo, anche se lui non lo sa. E in più questo a lui piace tanto perché non brucia gli occhi, quindi altro fattore in più per preferirlo, perché avevo comprato un altro sapone mani, lui si era lavato gli occhi e lavato il viso e gli occhi hanno cominciato a lacrimare, invece con questo non succede. Ottimo. Poi ho terminato due confezioni dei miei dischetti di cotone preferitissimi, preferitissimi proprio. Questi di Esselunga, i maxi dischetti in puro cotone, soffici e resistenti con bordino. La speciale trama trapuntata rimuove il trucco in modo efficace senza lasciare fastidiosi pelucchi. Estrema morbidezza sulla pelle. E, mi piacciono tantissimo, costano mi sembra 1 euro. E io con due dischetti mi strucco. E, fantastici, non so che cos'altro dirvi. Anche quelli lì firmati, dei make-up. Che sono ottimi, per me non reggono il paragone, questi sono strepitosi, quindi i miei preferiti li ricomprerò senz'altro. Poi ho terminato, ta-da, il booster alla vitamina C di Diego Dalla Palma. Si mette a fuoco, ecco qua. Quindi questo booster antimacchia, concentrato iperattivo antimacchia con vitamina C stabilizzata al 10%. Allora, io lo applicavo questo sia la mattina che la sera, sempre. E diciamo che ha anche un potere aromaterapico, perché è sia agrumato, ma è un agrumato dolce, e quindi secondo me è importantissimo nel momento della idratazione, della skin care, avere un sentore, un odore, cioè il neutro senza niente, il non odore a me non piace. Infatti ero stata attratta dall'idea di comprare degli oli essenziali da aggiungere a tutte le cremine, perché, ripeto, per me è fondamentale. Comunque, questo è già di suo ottimo come odore per questo aspetto, ma parliamo della sostanza. Allora, ha indubbiamente un effetto antimacchia, quello è la macchia, è il mio problema più grande per problemi magari di bollicine, oppure per il fatto che io in passato abbia preso il sole in maniera scriteriata, o perché io di pelle sono soggetta a rossori. Non lo so la motivazione principale, ma io ho le macchie, quindi sto alla ricerca di qualcosa che mi uniformi il colorito. Mi sono rivolta a questo ed è senz'altro ottimo, però devo dire che sul finire dei giorni, quindi prima che finisse, non notavo più quell'effetto sbiancante, quindi ora lo devo alternare con qualcos'altro, ma indubbiamente posso ritornare, indubbiamente ve lo consiglio, ed è un ottimo siero. Lo applicavo sempre prima della crema idratante, costa 27 euro e sono 30 ml, no parabeni, no paraffina, no oli minerali. Quindi buono, dermatologicamente testato, questo Diego Dalla Palma ci è piaciuto. Poi, cosa che invece non posso dire di questa maschera per i piedi che avevo acquistato su Wish 3, ora me ne manca uno, perché qua si dice di essere peeling, Fit Mask Milk and Baboon Vinegar Peeling, ma di peeling non ha nulla. È molto imbevuta, quindi è imbevuta sia dentro che fuori il calzino, quindi va a macchiare comunque il calzino che di spugna che voi mettete sopra necessariamente per poter camminare per casa. Poi vabbè, lo lavate, però è una scomodità in più. Ma a parte quello, potrei soprassedere anche su quello. Non soprassiedo sul fatto che non mi pila nulla, mi rinsecchisce soltanto il piede, quindi lo utilizzo giusto per non buttarlo, perché mi dà come un'idea di purificante del piede, però proprio non fa quello che dice. Quindi ragazze, se vi rivolgete a Wish, guardate bene questo e non compratelo. Poi ho terminato la mia amata saponetta. Sapete che mi sto
rivolgendo sempre di più alla saponetta perché mi piace averla, cioè a volte mi lavo le mani con la saponetta perché costa meno e mi sembra più versatile e in più adesso stanno facendo delle saponette che non vanno a seccare come io mi ricordavo le saponette magari da piccola, ma ci sono sempre delle formulazioni più idratanti proprio per le mani, per non andare a aggredire le mani. Quindi, mentre Gabriele resta fedele al sapone liquido, io mi rivolgo anche alle saponette e ho trovato questa che era in offerta, ve l'ho già mostrata, ce n'erano quattro, pagata pochissimo, me ne è rimasta ancora una, è strepitosa, Moisture Care, quindi all'olio d'oliva, vedete, della palmolive, è straordinaria, è addirittura Sistiana, che tutte conoscerete come youtuber, ne ha parlato bene, io, oh, la mia saponetta, ne ha parlato anche lei, infatti gliel'ho scritto subito sotto, ragazzi è fantastica questa palmolive. Poi ho terminato il mio amato, ah no, non è l'olio di mandorla, no no no, l'olio di ricino, questo qua della Forsan, vedete? Io lo avevo acquistato per le unghie, vediamo se riesce a mettere a fuoco. Ecco qua. Io l'avevo acquistato per le unghie perché ho le unghie, entrambe le unghie delle dita medie, del dito medio, che si sfaldano. Ormai ci ho quasi rinunciato, però dico, però per metterla sull'unghia, prima che mi finivano questo formato, che non mi ricordo quanto sia, comunque non tantissimo, ci avrei messo anni, quindi l'ho utilizzato anche come impacco pre-shampoo per i capelli ed è ottimo perché si può usare anche sui capelli asciutti insieme all'olio di cocco, invece gli altri oli no, sui capelli bagnati. Invece questo qua sui capelli asciutti è buono, non me li appesantiva e i capelli erano corposi. L'ho utilizzato sulle ciglia seguendo un consiglio di una di voi a cui do un bacio. Ed effettivamente me le ha rese più folte, quindi buono per quello. E per finirlo, però, l'ho utilizzato come sostituto dell'olio di mandorle sul corpo, perché io utilizzo sempre l'olio di mandorle, quando esco dalla doccia e sono ancora bagnata, utilizzo l'olio di mandorle su tutto il corpo. Però sono in un periodo di consumo di tutto quello che ho senza ricomprare altro, quindi avevo questo olio di ricino, dico fammi utilizzare l'olio di ricino. Troppo troppo grasso e si stende troppo poco, quindi si resta appiccicoso e non va bene. Ritorno all'olio di mandorle, però almeno l'ho provato in tutte le sue declinazioni. Il preferito è per ciglia e capelli, per il resto no. Però l'olio di ricino naturale della Forsan si può fare. Poi questi bastoncini ovattati della Shaka, costati pochissimo. Senza infamia e senza lode, se ne avete bisogno non perdono pelucchi, quindi buoni, ma ce ne sono tanti altri, però li posso ricomprare. Poi ho terminato. Allora, voi sapete che io compro sempre degli integratori in una farmacia online, ve ne avevo parlato nel video sui prodotti della Fito e compro degli integratori lì. E mi rilasciano sempre degli omaggi. Allora, ecco dei campioncini che ho utilizzato e di cui vi voglio parlare. Questa linea della Lerac Magnificent, ne ho utilizzati due e ragazzi sono fantastici. Ho utilizzato il siero Rouge, siero rivitalizzante intensivo per tutti i tipi di pelle e ha una consistenza tra gel e crema, è trasparente, si assorbe immediatamente, di immediatamente avete la sensazione di viso luminoso e migliorato. Dice, mamma mia, che è successo? Questo qua è ottimo, però ha dei prezzi un po' proibitivi. Poi la crema Defense, eccolo qua, scusate ragazze, scusate. Allora, la crema della Bioniche. Ne ho utilizzati, allora, ho utilizzato questo Defense Elixage crema nutriente nutri rigenerante, questo nutri rigenerante della Bioniche, e ho utilizzato quest'altra lifting rimodellante crema sempre anti-age.
Devo dire che sono proprio delle creme, classiche creme bianche, dense, che però non ricercherò perché mi nutrono poco, cioè nonostante sia proprio il fine loro di nutrire, di rigenerare la pelle, per me non erano abbastanza. Poi la Rilastil crema rassodante corpo, questa, anche se è un piccolo campioncino, ve lo voglio mostrare perché conosco bene questa crema, perché l'ho comprata, che io avrò avuto 14-15 anni, e ricordo per affrontare le smagliature che mi erano comparse sulle cosce, che ormai erano bianche, quindi non sarebbero mai andate via, però il medico mi aveva consigliato la Rilastil. E è un'ottima crema, è validissima e costa parecchio da farmacia, ma fa quello che promette, la pelle è molto più elastica dopo, e quindi magari una combo di olio di mandorlo e crema di Lastil per me è il top. Poi mi sono sgraffignata da casa di Siracusa, dei miei suoceri, questa pasta dentifricio mente e limone, perché mi ci sono trovata benissimo. In genere con le paste, a casa mia le abbiamo abbandonate le paste per lavarci i denti, perché andiamo sempre sul gel, perché delle marche più commerciali, perché ci danno l'idea proprio di freschezza alla bocca. Però questa pasta, ragazze, è fenomenale, è buonissima e lascia la sensazione di freschezza. E in più, essendo naturale, magari a chi di voi... Per chi di voi è più attento a questo, gliela voglio segnalare: Fattoria di Belcanto, Vicchio di Mugello, Firenze. Pasta dentifricia, menta e limone. Top. Poi ho terminato questo detergente corpo scrub al cocco di Bottega Verde. Questo adesso ha un'altra confezione. Vedete, ho qua prodotto non destinato alla vendita perché mi era stato donato in un pacco, era compreso in omaggio. Sapete, Bottega Verde è solita fare queste promozioni. Allora, ragazze, ha un odore di cocco buonissimo e naturale. Dentro ha proprio la polvere della noce di cocco. Quindi è più un peeling rispetto ad uno scrub, nel senso che è molto più delicato sulla pelle. Lo alternavo con lo scrub, quello di Geomar, che sto per terminare e poi vi mostrerò al prossimo video dei prodotti finiti. Quindi facevo un giorno uno, un giorno l'altro, peeling, scrub, pelle rinata. E ottimo, quindi sicuramente lo potrei ricomprare, e non lo utilizzavo però come detergente. Ma e poi, come è scritto qua, ma... poi andavo a utilizzare il mio bagnoschiuma solito. Poi ho terminato la testina del Clarisonic, ne ho subito ricomprata un'altra quando sono andata l'ultima volta a Bologna da Sephora. E questa è per pelli normali. Questa è per pelli normali, mi sembra. E c'è scritto da qualche parte? No, questa è per pelli normali. È la. Diciamo, il destino del Clarisonic è che ogni 3-4 mesi, ragazzi, bisogna comprare la testina, che costa, hanno aumentato di 1 euro, adesso costa 26 euro, però io avevo lo sconto, l'avevo pagata 20 euro, quella sensitive. Quindi all'inizio, appena ho cominciato ad utilizzare il Clarisonic, preferivo quella per pelli normale. Ora per pelli sensibili, quindi ora sono tornata ai sensibili. Però che dire del Clarisonic, ho fatto il video, il Clarisonic è il top, e se non l'avete mai utilizzato, non vi siete mai lavati il viso realmente, dovrete provare. Poi ho terminato questo, ecco, in realtà non ho terminato questo, ma avevo terminato un bagnoschiuma che avevo messo all'interno, però ne approfitto per parlarne prima di buttarvi questo gel struccante di Bottega Verde. Delicato per tutti i tipi di pelle, viso e occhi, con Killalia, perché è effettivamente buono. Cioè, se non volete utilizzare, come faccio io, prima mi strucco e poi mi detergo, questo può unire i due. Fate magari due passate di questo. Con la prima passata vi strucca, perché effettivamente funziona, ragazze, strucca bene. Con la seconda vi pulite, però dovete aspettare ovviamente le offerte, perché altrimenti costa un occhio della testa, brucia un pochino gli occhi. Poi ho terminato questo, che ve lo voglio mostrare. Allora, questa spugnetta che l'ho fatta ammuffire, vedete? Perché non la utilizzo proprio per niente. L'avevo comprata dai cinesi, questa è lattice. Non la utilizzo mai, perché ho i miei pannetti quando mi strucco,
e quando mi trucco i pennelli, quindi acquisto inutile. Poi questo spazzolino della Mentadent, perché ve lo voglio mostrare? Perché non tutti gli spazzolini sono uguali, questo è stato pessimo, della Mentadent uno dice ottimo, invece no ragazzi, rapporto qualità-prezzo, spazzolini Colgate, ho ricomprato i Colgate, è il top, proprio il top del top. Poi, campioncino del My Burberry, questo profumo ispirato alla pioggia su un prato inglese, com'era? Comunque è buonissimo. E ha un vediamo se c'è rimasto un pochino. No, non è rimasto proprio niente. Però mi ricordo, ecco, ha un odore effettivamente che si sente dopo la pioggia, quindi non è sicuramente un odore che spacca, che rompe, che la gente si gira a sentirti, no, ma meglio. E ha un retrosentore, non so, mi è improvviso, di talcato, quindi dona una sensazione di malinconia e eleganza, non lo so, sembri elegante se indossi questo qua, quindi buono, potrei ricomprarlo, ma ho tanti profumi, come vi ho detto, sono in fase risparmio e finisco quello che ho. Poi vi parlo di due colle per sopracciglia finte. Questo è il Lash Adhesive, mi sembra fosse della Essence, e questo della Catrice, che sono diversi perché questo della Catrice si svita e si mette la colla così e lo preferisco, vedete? E invece quello della Essence no, quindi tra le due, se dovete comprare ciglia finte, comprate Catrice, ma io non utilizzo ciglia finte, quindi finisce qui il consiglio, ma finisce anche qui il video, tutte carte. E quindi ragazze, anche per questo mese il video dei prodotti finiti termina qui. Questo è beauty e make-up, solo la colla di ciglia finte, e basta, e la spugnetta. Quindi diciamo che più che altro è beauty. Noi ci vediamo al prossimo video. Leggete sempre l'info box e trovate tutti i miei riferimenti. Mettete pollice in su e vi mando un mega bacio. Ciao ragazze. Mua.